Signore e signori, amici di Formula Italian Team, benvenuti in questo nuovo appuntamento nell'estremo oriente, nella terra dell'Arabia Saudita. Siamo sul circuito di Jeddah e benvenuti in questo nuovo appuntamento per la Sport League 2022. Io sono Alessandro Lassati, sono il vostro carissimo Ricciardone. Qui con me ovviamente ho il nostro amatissimo Jacopo, che mi darà una mano in telecronaca. Ciao, ciao Alessandro e buonasera a tutti, buona seconda gara di campionato della Sport League. Mentre per quanto riguarda la regia abbiamo il nostro Sdem. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Mentre per quanto riguarda la direzione di gara abbiamo l'unico, sempre verde, inimitabile, Andrea Badolato. Ciao ragazzi, ciao ciao. Ah, scusate, giusto un attimo in ritardo, c'è stato qualche piccolo intoppo tecnico che stiamo ancora cercando di risolvere, ma non vi preoccupate perché io e Jacopo vi terremo compagnia, vi faremo da Cicerone, vi faremo da Virgilio in questa sessione di qualifiche che in questo momento si trova ad 11 minuti più o meno dal termine, appunto 10:50, minuti e 55 dal termine di questa sessione, con Luca Bigno che si posiziona sulla casella più alta provvisoria per quanto riguarda questa sessione, con un tempo di 1:28 e 289 millesimi. Jacopo, sì, in questo momento il pilota della Williams, diciamo che sta ripetendo la prestazione maiuscola che ha effettuato settimana scorsa in Bahrain. Sì, diciamo che Luca Bigno ha iniziato nuovamente alla grande questo inizio di sessione, anche vero che comunque è il primo giro e per prendere confidenza su una pista molto insidiosa come quella di Jeddah, velocissima, ci sta pure che gli altri non abbiano voluto rischiare nel primo tentativo. Un Bigno però che si conferma veramente in forma in questo inizio di campionato, sembra veramente galvanizzato da quello da cosa ha fatto in Bahrain. Vediamo se i suoi avversari risponderanno, prima di tutti Shumi Legend, che vorrà sicuramente rifarsi dalla sconfitta in Bahrain, ma attendiamo anche risposte di Alessio Fiorino, di Michael, dello stesso Magico Sony, diciamo Top Inchester. Ci sono tanti tanti piloti che vorranno rifarsi dopo una prima gara tra leggermente opaca. E poi vediamo se ci saranno conferme come quella di Vampi, come Tukumic, come anche lo stesso Kaisermat, che ha fatto una buona sessione soprattutto con l'Hard nell'ultimo Gran Premio, e anche di altri piloti. Quindi oggi in una pista così difficile potremo vedere tanti colpi di scena, attenzione Trenini, perché qua potrebbero essere veramente lunghi. Esatto, soprattutto appunto come dicevi tu giustamente, praticamente il circuito di Jeddah è un catino di fatto, dove la velocità media la fa da padrone, le alte velocità sono praticamente presenti ovunque in qualsiasi parte del tracciato, di conseguenza un minimo errore potrà essere fatale. Intanto salutiamo tutti voi telespettatori che state entrando, come appunto anche Marco Ganu, che salutiamo, pilota affitto da praticamente da quando io ne ho ricordi, almeno io ricordo dal 2012-2013. Un saluto anche ad Anto Cata, che ovviamente fa sentire la propria appartenenza al fan club di Kaiser, che ovviamente non sono pochi a quanto pare, quindi sicuramente il pilota Ferrari ha un suo tifo molto numeroso. 8 minuti e 20 al termine della sessione di qualifiche, i piloti stanno percorrendo, intanto vedo una bandiera gialla, muro. Sì, McLaren Tukumic. Al muro, Tukumic. E Shumi e Shumi fa un tempo stra interessante, 27.993, prima scende sotto il muro dell'1.28, risponde così a Luca Bigno rifilandogli praticamente quasi 3 decimi al suo rivale Williams, e quindi prontissima la risposta del pilota Haas. Attendiamo però gli altri perché stanno tutti completando la seconda tornata, secondo run di questa qualifica. Esatto, infatti questa tornata sarà sicuramente molto interessante da vedere, ma soprattutto ovviamente teniamo gli occhi bene aperti sul tentativo finale che avverrà a breve, fra qualche minuto. Intanto i piloti cominciano con calma a rientrare in box, alcuni stanno finendo il proprio tentativo. Shumi Legend e Luca Bigno, che a quanto pare, vedendo dalla gara scorsa, stanno cominciando a creare già della schermaglia. Alessio
Alessio Fiorino, Red Bull, seconda posizione scalza Luca Vigno e si porta appunto a 2,3 decimi di distacco dall'As di Shumi Legend. E dobbiamo stare attenti ad Alessio Fiorino perché qui a Jeddah lo scorso anno nella Master fece veramente una grandissima gara andando a podio e tenendo quasi il ritmo di Matthew che andò a vincere in Master League, e quindi un Alessio Fiorino nella quale potrebbe sì far molto bene su questa pista, è un ottimo outsider di questa gara. Però attenzione, perché comunque stiamo vedendo già delle strategie molto interessanti. Ad esempio Luca Vigno è uscito adesso per il suo secondo tentativo, ha fatto solo un tentativo, è uscito adesso per il terzo tentativo, quindi ha dovuto abortire il secondo. Probabilmente questo sarà il suo ultimo giro di qualifica e siamo a metà qualifica, quindi prestiamo molta attenzione al pilota della Williams che sicuramente avrà questo giro molto molto importante per lui. Esatto, infatti assolutamente sta percorrendo appunto la fase di outlap, terremo gli occhi ben incollati sulla Williams di Luca Vigno, perché appunto sicuramente ne potremmo vedere delle belle. Intanto ci sono bandiere gialle intorno alla pista, penso che siano causate appunto da Alessio che sta procedendo lentamente per il rientro. Di conseguenza tutto nella norma, diversi piloti sono ai box mentre Luca Biglio è appena passato sul rettilineo principale e sta percorrendo il tornantino del primo settore e ha scodato molto vistosamente, quindi secondo me rifarà un nuovo e ulteriore tentativo. Va bene che la pista è molto veloce, però appunto è meglio non cercare di sprecare soprattutto la gomma, come sono gli consumi, Jacopo, in questa pista. Ma per quanto riguarda le gomme, diciamo, non sono particolarmente esigenti, si può anche tentare di spingere in un secondo giro, ovviamente però la prestazione assoluta viene vanificata dal fatto che non hai più una gomma così fresca. Diciamo che i consumi anche a livello di carburante sono molto molto limitati, anzi a dire il vero non si spreca quasi nulla di benzina, quindi diciamo che è molto molto facile da questo punto di vista. Il difficile viene comunque andare forte in questo circuito molto molto pericoloso per la sua conformazione, ma altrettanto interessante perché comunque c'è 2-3 curve veramente da pelo e veramente divertente da fare. Vediamo un po' Luca Vigno se adesso riprova il giro oppure rientra i box cercando di usare addirittura la quarta gomma e rientra i box, quindi probabilmente userà la quarta gomma rossa. Ai, attenzione, intanto vedo un Dr. Who che segnala che Luca Vigno ha l'acceleratore che sfarfalla. Aia, questo è un handicap non da poco, signori, perché appunto questo non gli permetterà di utilizzare l'acceleratore in maniera ottimale. Speriamo in una pista demanding come questa, con l'acceleratore che sta sempre aperto, avere un acceleratore che sfarfalla non è proprio la cosa più buona da avere, quindi diciamo che è un handicap che se non viene risolto e se si aggrava sarà veramente pesante per Luca Vigno, e onestamente per lui non ci voleva, perché comunque è in un'ottima, diciamo, fase di inizio del campionato, è tutta la pre-season che sta girando bene, avere comunque un problema all'acceleratore può dare sicuramente noia. Mentre invece, caro mio Alessandro, tutti stanno uscendo in questo momento, uno dei primissimi che è uscito è Alessio Fiorino, che cercherà di avere più pista libera possibile per provare a stabilire il miglior tempo, che è l'unico che è fatto segnare da Schumer ed è l'unico sotto all'1,28. Infatti sarà interessante vedere cosa farà il pilota della Red Bull. Se non sbaglio questo qui è il suo outlap e sta iniziando in questo preciso istante, esatto, sta iniziando in questo momento il suo giro lanciato. Un'Aston a muro che è quella di Della, in un punto molto pericoloso nella curva prima del
della sequenza di curve veloci sul terzo settore. Mentre è partito il giro per Alessio Fiorino, che ha affrontato il primo settore con una macchina molto bilanciata e molto precisa sull'anteriore del pilota Red Bull, che si migliora e parecchio nel primo settore. Probabilmente, se non sbaglio, ha stabilito anche il fucsia, sì, 32-1 per il pilota della Red Bull, che in questo momento è il più veloce nel primo settore. Vediamo un po' se si riesce a migliorare anche nella parte centrale. Occhio che Alessio Fiorino tenta la caccia alla pole position. Infatti teniamo gli occhi in questo momento puntati su Alessio Fiorino, ma tutti gli altri stanno uscendo in questo momento ai box o già stanno effettuando il loro tentativo cronometrato. Manca 1 minuto e 17 secondi al termine della sessione, quindi Michael, sicuramente vedremo una sfilza di giri veloci. Intanto Alessio Fiorino percorre in questo momento il tornantino prima del rettilineo finale, si lancia sul rettilineo principale di Jeddah, si avvicina al pit lane, rimane fuori, taglia il traguardo e si porta a 30 centesimi. Sì, 30 centesimi, scavalcando Michael che si era inserito in terza piazza, ma occhio perché stanno rispondendo un po' tutti, 32-3 per quanto riguarda Luca Bigno, e Shumi Legend invece ha iniziato adesso il suo giro di qualifica, quindi attenzione perché sono tutti all'attacco del tempo del pilota Haas. Infatti anche lui, Michael, 190 millesimi di distacco, si è portato in terza posizione scavalcando Luca Bigno, ma ormai tutti i piloti sono in pista, quindi sarà interessante vedere quale sarà la situazione. Intanto vediamo Shumi Legend che è ancora sulla parte del primo settore, Luca Bigno che sta percorrendo in questo momento, mi sa, il secondo, l'ultima parte del terzo settore, ma credo abbia un giro annullato. È alto il tempo di Luca Bigno, che difficilmente migliorerà il tempo. Shumi Legend invece si migliora nel primo settore, ma non fa il record, ma si migliora il suo personale, arriva adesso nella parte centrale, sembra che la pole non gliela possa strappare più nessuno, e vediamo un po' se riuscirà però a migliorare il suo già ottimo 27.993. Fucsia nella parte centrale. Ukumi che terza posizione, intanto le qualifiche sono terminate. Gran tempo di Tucumi, Alessandro, perché si porta un millesimo davanti ai compagni di squadra, e per il campionato costruttori questa è un'ottima notizia per McLaren. Sì, assolutamente, sicuramente sarà un ottimo inizio per McLaren, che si riconferma di nuovamente una squadra solida. Intanto Shumi Legend rientra ai box, non termina il proprio tentativo, poi vado a vedere Alessio Fiorino che comunque percorrendo lentamente la pista, vai. Si stanno migliorando in tanti, si stava migliorando F, che però adesso rientra, si stava migliorando lo stesso Topping Kestrel, diciamo che adesso abortisce anche lui, purtroppo tanti errori nell'ultimo tentativo, non facile il miglioramento da parte dei propri tempi, sembra quasi cristallizzata a queste posizioni, con Magico Sonic all'ultimo momento strappa la settima posizione. Una qualifica opaca per lui, onestamente, dopo quello che avevamo visto in Bahrain. Diciamo che al momento sarà da vedere il passo gara, sicuramente. Per cui no, al momento non facciamoci ancora la testa prima di romperla. Intanto Topi Kestrel mi sa che è l'unico che in questo momento è in pista e ha tagliato il traguardo. Ci sono i piloti che sono ancora in box, ma direi che la sessione di qualifica è terminata con una seconda riconferma, contando anche quella del Bahrain di Shumi Legend, che guadagna la prima posizione in questo gran premio di Jeddah per quanto riguarda appunto la fase di qualifiche, subito seguito poi da Alessio Fiorino, distaccato di soli 30 millesimi, mentre in terza e quarta posizione abbiamo il 2 McLaren, Tucumi e Michael, subito seguito da Luca Bigno, prestazione un po' opaca, sesta posizione per Kaisermat, settima per Magico Sonny, ottava per F, nona per Della e decima per la Alfa Romeo di Vampir. Poi subito seguito no, Topping poi... Topping, perdonatemi, vedo che non è aggiornato, fammi vedere subito infatti la classifica finale, così la confermiamo. Infatti nono, perdonatemi, Topping Kestrel, il decimo Vampir, poi a seguire Pepe Alonso, Krikkonen, Stefano Canino,
Ezio Bonni in 14ª posizione, Della in 15ª e The Sniper Samu che per penalità presa nella gara precedente dovrà partire dall'ultima posizione. Direi che ci siamo, direi che possiamo dare un piccolo stacchettino, una piccola pausa, un piccolo stop and go, signore e signori, a fra poco. Ci sono, arrivo, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa! Ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta, Joe! State bene attenti! Un prodotto unico! È bello! Lo senti? Ti dà i brividi! Ti dà gioia! Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, quello, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita. La vinaccia è quella bianca, bene? Quando vi siederete direte: no, Pappo, non è possibile, no, Pappo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Signore e signori, bentornati, bentornati. Siamo nella fase del giro di ricognizione con tutti i piloti che stanno scaldando le proprie coperture. Quindi andiamo molto veloci per quanto riguarda la griglia di partenza. Prima fila con Show Me Legend che parte dalla prima casella di partenza, subito seguito da Alessio Ferino. Seconda fila, duo McLaren, Tukumic e Michael. Terza fila per Luca Bigno e Kaisermat. Quarta fila per Magico Sonny e F. Quinta fila per Topping Kestrel e Vampir. Sesta fila Peppe Alonso e Krikkonen. Settima fila Stefano Canino, Ezio Bonni. Chiudono in ottava fila lo schieramento Della e Sniper Samu. Tanto finché ci sono i piloti che stanno percorrendo l'ultima fase, l'ultima parte del circuito prima di riposizionarsi sulle proprie caselle di partenza, diamo una info molto veloce a voi telespettatori per quanto riguarda le coperture. Vedo che Alessio Fiorino, Topping Kestrel, Vampir e Ezio Bonni partono con la gomma hard, sì, mentre tutti gli altri piloti partono con gomma media. Sì, diciamo che Alessio Ferrino tenta di nuovo la stessa strategia che aveva fatto in Bahrain. Vediamo se questa volta gli frutterà un risultato più positivo rispetto alla prima gara. La maggior parte dei piloti ovviamente parte con gomma media. Attenzione perché safety car e virtual safety car possono uscire e in una pista del genere sono molto molto frequenti. E soprattutto vediamo un po' se Shumi riuscirà a creare quel gap magari con Alessio Fiorino secondo, perché sicuramente Alessio soffrirà qualcosina nei primi 2-3 giri. Se fa una buona partenza potrebbe far spaccare il gruppo tra Shumi e gli inseguitori, ma occhio perché ormai siamo vicinissimi all'accensione dei semafori. Assolutamente, quindi gli occhi rimangono puntati sui piloti che hanno guadagnato le proprie rispettive caselle di partenza. Tutti sono posizionati, i commissari danno il go, 3 luci, 4 luci, 5 luci, i motori rombano e i piloti partono in questo istante per il Gran Premio di Jeddah con Schumacher è partito benissimo. Spunto.
Sì, ottimo spunto di Shumi Legend e anche di Michael che sorpassa il suo compagno di squadra Tukumi, che è subito in lotta con Michael. Magico mentre Sony. è dietro. Sì. Magico Sonny girato, ha perso veramente tante posizioni, intanto lungo contatto per l'Alfa Romeo di Pepe Alonso e Krikkonen, grazie mille Simone, anche Topping Castle, vedo che Alessio Fiorino, eccolo infatti con l'hard, si è girato, non era facile partire con questa gomma bianca e purtroppo ne ha pagato subito le conseguenze un po' tutti quelli che hanno avuto l'hard, non sono partiti bene, ad eccezione di Vampire e di Topping Castle, che comunque hanno rimontato parecchie posizioni. Il duello però tra Michael e Shumi ha creato già una spaccatura incredibile, perché Shumi ha un secondo e due di vantaggio su Michael, che a sua volta ha vantaggio nei confronti di Luca Bigno, ma anche Tukumi che ha sbagliato, Tukumi che ha rotto Pepe Alonso va molto lento, mi sa che ha anche rotto l'ala. E infatti vedo che non ha dei pezzi, come anche Tukumi non ha l'ala. Sì, esatto, praticamente Tukumi in questo momento è monco. Mentre là davanti tutto procede regolarmente con Shumi sempre un secondo e due di vantaggio nei confronti di Michael, che a sua volta circa un secondo di vantaggio nei confronti di Luca Bigno. Seguono Kaiser, ma tra ottima partenza Vampir con la gomma hard, attenzione a lui perché ha fatto veramente un ottimo start il pilota dell'Alfa Romeo, e via via tutti gli altri con F, Topping Castle e Stefano Canino a completare la top 8. Infatti intanto Tukumi e Pepe Alonso rientrano in box, Tukumi come anche Alessio Fiorino, i peggiori starter in questo Gran Premio, subissati sicuramente anche dalla sfortuna, si trovano dalle primissime posizioni che erano, dalla seconda e terza posizione si ritrovano praticamente nelle retrovie, mentre chi è riuscito a guadagnare in questo momento in queste prime due giri sono appunto, come dicevi tu, Vampir con un'ottima partenza con le gomme hard, subito seguito tra chi ha guadagnato con posizioni, Stefano Canino e Ezio Bonni, che hanno guadagnato rispettivamente l'ottava e la nona posizione. Mentre Shumi sta cercando di aprire il gap ancora nei confronti di Michael, che gli ha risposto in questa prima parte del giro portando il distacco un secondo, ancora ovviamente non si può attivare il DRS, sta cercando in tutti i modi il pilota McLaren di chiudere il gap, come lo stesso Luca Bigno che sta chiudendo il gap nei confronti del pilota McLaren. I primi tre sembrano andare via nei confronti di Kaisermatt, che in questo momento paga un distacco di almeno un secondo e mezzo nei confronti del pilota della Williams. Seguono Vampir, F e Topping con Magico Sonic che va a scavalcare Ezio Bonni. Magico Sonic ha l'ala leggermente danneggiata dalla parte sinistra della sua auto. Infatti decide adesso la direzione di gara ha abilitato l'uso dell'ala posteriore mobile con Shumi Legend, che intanto si è riuscito a scavare un piccolissimo tesoretto di un secondo e uno, un secondo e due. Michael deve per lo più adesso difendersi dai possibili attacchi della Williams di Luca Bigno e soprattutto Vampir dovrà difendersi da F, soprattutto considerando che ha anche una mescola di svantaggio il pilota dell'Alfa Romeo, di conseguenza Ezio Bonni, bandiera gialla, non vedo contatti visibili, la dovrebbe aver persa nello snake del primo settore, perché in questo momento è ancora sana la vettura. 9 decimi intanto Michael nei confronti di Shumi, che lo sta riagguantando e potrebbe prendere il DRS. Intanto io vedo dalla chat un tal selvatico che non so se sta facendo una macumba o se è serio, perdonatemi, dice Shumi imprendibile oggi, fidatevi. Quando si dice queste cose qui un po' i brividini mi vengono, quindi no. Scusatemi, Samuel, c'è prova l'attacco nei confronti di Della. Vedete, la Mercedes sta facendo una grande rimonta in questo momento. Va all'attacco a staccare l'ultima staccata. All'esterno sul tornantino finale, ma non riesce, ma adesso avrà anche il DRS Vampir che lo supporterà. Intanto Vampir subisce il sorpasso da F e retrocede in sesta posizione. Ma attenzione ai due che hanno gomma hard, Vampir e Topping, perché non stanno andando male.
sono ancora abbastanza vicini al podio, potrebbero usare la carta della gomma media a loro vantaggio nella seconda parte di gara, quindi occhio occhio alle due vetture gommate hard. Bella, e Samu, attenzione, si è girato Della. Bella. Aia, si è girato il pilota della Aston Martin, non ci voleva nemmeno per lui. Un punto veramente scomodo adesso per rimettere la macchina dritta. Perderà un sacco di tempo il pilota Aston Martin. Ha anche picchiato il muretto, speriamo non abbia danneggiato l'ala, se no sarebbe una beffa ulteriore per il pilota Aston Martin. Non mi sembra ci siano dei danni evidenti, per cui il pilota può continuare. Intanto lì davanti Shumi Legend riesce ancora a tenersi Michael leggermente a distanza, ma siamo praticamente risicati. Il distacco della Haas è di 1 secondo e 35 millesimi, quindi siamo lì. In questo momento il pilota della Haas avrà la possibilità di non dare il DRS a Michael, che dovrà difendersi dall'attacco di Luca Bigno, che si è portato subito a 3 secondi e 3, che ha la possibilità di poter aprire il DRS. Vediamo se il pilota della Williams si cerca l'attacco. Non attacca, ma va lungo. Quasi si scontra con il posteriore della McLaren. Non ci sono danni, per fortuna. Sì, non ci sono danni. Secondo me è mossa intelligente da parte di Bigno di non attaccarlo adesso nel primo settore, perché comunque il distacco di 1 secondo e 1 è ancora a tiro Shumi nei confronti del duo. C'è da dire che per un attimo aveva attivato il DRS nella seconda metà di pista Michael, ma l'ha perso immediatamente. Poi dopo, nell'ultima parte del tracciato, palano veramente pochi centesimi tra Shumi e il DRS dei suoi inseguitori. Bravissimo il pilota Haas però a mantenere questo ritmo e impedire al pilota McLaren di attivare l'ala posteriore mobile. Infatti questo momento sta giovando al pilota della Haas. Quinto giro sui 25 previsti, un quinto di gara attualmente concluso. Tanto la situazione mi sembra anche abbastanza calma. L'unica possibile polveriera appunto per la seconda posizione nella lotta tra Michael e Luca Bigno. Tanto fammi andare a vedere un secondo la chat, perché avevo visto una domanda che poteva essere interessante. Su PC, come sono le prestazioni, si va più forte? Michael, questo non lo sappiamo in realtà, in quanto non gareggiamo su PC, ma Bigno. Vai Bigno, sorpassa all'interno e si porta in seconda posizione subito alla caccia della Williams, scusatemi, della Haas di Shumi Legend. Vediamo se riuscirà ad avere il pilota Williams un passo più importante rispetto a quello di Shumi. Ed è stata una mossa veramente intelligente da parte di Luca Bigno, perché ha sfruttato adesso l'attacco nei confronti di Michael e si è portato sotto al secondo di Shumi e sta guidando veramente forte questo primo settore. Mamma mia. 7 decimi nei confronti del pilota Haas, si è riportato sotto, il trio è compatto, tutti e tre hanno il DRS e attenzione perché sembra patire un po' Michael questo cambio di ritmo portato dal pilota della Williams. Attenzione perché Michael sta subendo qualcosa in questa fase di gara. Il freno per Luca Bigno, che sperava Shumi Legend, in questo momento non c'è più. Infatti si è già portato a 8 decimi di distacco il pilota Williams su Shumi Legend, quindi sicuramente sarà interessante vedere come si muoverà la situazione. Infatti si sta riavvicinando sempre di più e Michael fa fatica a tenere il passo. Peppe Alonso intanto i primi 3 secondi. Sì, per mettere secondi per il pilota dell'Alfa Romeo, che è rientrato quest'anno a gareggiare all'interno di Formula Italian Team, per cui sicuramente un grandissimo saluto anche da parte nostra al pilota siciliano. Mentre siamo al settimo giro su 25, Alessio Fiorino su Samu. Sniper Samu, che si porta davanti Stefano i box e topping Stefano box Stefano Montagomarda. Ha rotto l'ala, ecco perché ha rotto l'ala, per quello è andato in box Stefano Canino, mentre Topping ha passato Vampir in questo momento, importante soprattutto perché hanno gomma hard i due piloti e quindi da monitorare pure la loro situazione in vista della seconda parte di Gran Premio. Infatti, perché se questi due piloti faranno da cartina torna solo in realtà
per vedere quanto loro saranno veloci con macchina scarica nella seconda parte di gara. E Michael quindi... si stacca. Sì, Michael ufficialmente perde il treno di Luca Bigno e rimane fisso in terza posizione, mentre Luca Bigno si è già portato a 4 decimi di distacco. Una furia Luca Bigno. Ma l'avevamo visto anche in Bahrain, sì, la settimana scorsa. Sì, è veramente molto molto costante. Vediamo se va all'attacco. Attacco all'esterno, ma rimane giustamente dietro, perché potrà ascoltare tutta la zona DRS del retrolino principale. Infatti apre l'ala posteriore mobile, si porta all'esterno. Dove passa? Si è portato all'interno, accompagnato anche da Shumi Leiden per cercare di farlo desistere, ma il pilota Williams non ci sta e passa. Si porta in prima posizione. È una mossa abbastanza rischiosa per essere all'ottavo giro, ma Bigno è riuscito a passare Shumi. Vediamo un po' se adesso ricambia il ritmo nei confronti del pilota Haas o se solamente un cambio di guardia, come si fa anche nel ciclismo, si dà una tirata l'un per l'altro. Questo ha permesso di nuovo un guadagno su Michael, mentre Bonny prende 3 secondi di pianeta. Vediamo come si comporterà Shumi Legend a questo punto. Infatti vedo sempre dalla chat Lopensky, colui che in teoria dovrebbe essere team manager della McLaren, o ricordo sì, male? Sì, 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 sì. O comunque Taz ha parlato, quindi la colpa la attribuiamo sia a te che a Taz. Diciamo che l'attribuiamo in questo modo, noi non c'entriamo niente, siamo soltanto degli osservatori, come siete voi, telespettatori, dinanzi all'evento che si svolge nella sua interezza e nella sua imprevedibilità. Io sono della parte, cioè sono del team McLaren, quindi mi ritiro, non c'entra niente. Non si dice, non si fa. Slam, non si dice, non si fa. Silenzio. No, dai, sto scherzando, ovviamente. Nono giro appena iniziato, ottava tornata appena conclusa sui 25. Luca Bigno riesce a tenere a bada anche con il DRS Shumi Legend. Sì, andando a vedere un po' i passi gara, anche per capire un po' come stanno girando i vari piloti, Luca Bigno in questo momento sta girando in 32.8, quindi sotto il muro dell'1.33, ovviamente viene seguito da Shumi, che ha girato più alto per via del sorpasso, 33.3 invece per Michael, che paga più di mezzo secondo, e Kaiser dietro fa 33.5, sta sui stessi tempi di Michael, quindi comunque la battaglia dietro è ancora molto molto interessante. Andiamo a prendere anche i giri che stanno facendo le gomme hard, soprattutto quelle di Topping e di Vampire, sono su 33.5, esattamente come quelle delle gomme medie. Per ora hard e media stanno girando nello stesso identico tempo, almeno per quanto riguarda la lotta per il pole. Sicuramente le gomme medie cominceranno a degradarsi questo giro in poi. Il degrado sarà evidente. Sì e no, perché è una gomma che comunque va molto bene e con il passare della benzina che si scarica potrebbe addirittura migliorare i propri tempi, quindi diciamo che la gomma media è un'ottima gomma. La gomma hard praticamente fa sì che ha una durata molto maggiore, ma come prestazione poi dopo non è molto lontano dalla gomma media, quindi diciamo che stiamo parlando quasi di due gomme allo stesso livello. Si prova Shumi Leiden, è molto più vicino adesso, si guadagna all'interno, non difende Luca Bigno, e Shumi Leiden passa, si guadagna la prima posizione. Non so quanto possa convenire tra i due, perché vabbè, siamo troppo lontani. Intanto Vampir supera Topping Kestra e le guadagna la sesta posizione, ma se cominciano a battagliare tra i due litigati, il terzo gode, che in questo momento potrebbe essere Michael. No, perché comunque in questo momento si stanno solamente sorpassando per quanto riguarda sotto il DRS, quindi poi alla fine della fiera cambia veramente poco, anzi il distacco di Michael va via via sempre più aumentando, perché comunque non ha il DRS e nella seconda parte del circuito davanti vanno via, che è un piacere, mentre lui comunque deve addirittura cercare di utilizzare l'ERS per avere una velocità simile a quella prodotta per esempio da Luca Bigno con il DRS, quindi praticamente vanno solamente poi dopo a perdere giro dopo giro.
punti, esatto, assolutamente. Intanto giro decimo sui 25 previsti, stanno Shumi Legend e Luca Bignè stanno continuando la propria andatura fondamentalmente solitaria. Shumi Legend è riuscito a guadagnare un minimo di tesoretto, ma sicuramente vedremo un possibile scambio tra il pilota Haas e il pilota della Williams, con questa volta Luca Bignè che probabilmente è uscito leggermente più piano. Sapete chi sta girando come una furia in questo momento? Vai, dimmelo. Alessio Fiorino è l'unico che gira sulle 32. Attenzione, ha rotto Luca Bignè probabilmente l'ala anteriore sinistra. Aia. L'abbiamo visto in diretta. Sì, ha rotto completamente l'ala. Ha rotto completamente l'ala. Colpo di scena importantissimo. Già all'undicesimo giro Luca Bignè ha rotto completamente l'ala. E siamo all'inizio del tracciato, tra l'altro. Questo non va assolutamente bene per lui. E questo è un grande aiuto. Si apre un'autostrada verso, in questo momento, la vetta della classifica per Shumi Legend, che adesso ha pure un vantaggio di 3 secondi con Luca Bignè, che sta facendo perdere tempo a Michael dietro, e quindi perderanno ulteriormente. Attenzione, perché tutto questo può far avvantaggiare il gruppetto capitanato da Kaisermat e da F. Comunque, per farti notare quanto questa pista sia veloce, senza ala, sta facendo Urca. Lo stavo per dire, lui, non Michael, proprio correttissimo, non correttissimo, però per farti capire la pista quanto è veloce, senza ala, tutto il secondo settore, Luca Bignè e Michael se la sono fatti appaiati. Sì, però onestamente però è stata una mossa non proprio bella, cioè da pilota è stata una mossa abbastanza... Attenzione, Eppe ha rotto l'ala all'ingresso dei box, incredibile. Stava comunque rientrando. Perderà ancora del tempo. Chi sta girando forte in questo momento è Alessio Fiorino, comunque, con Gommard. Sta veramente girando forte, peccato per l'ala rotta. E sarà da vedere... Per il testa coda al primo giro, non l'ala rotta. Sì, sarà interessante da vedere come si comporterà con... set di gomme più morbide, e soprattutto quando rientrerà ai box, perché non penso che le stia trattando con i guanti queste gomme. No, ma la gomma hard va benissimo forzarla, perché sennò non generi temperatura, devi cercarla di forzare il più possibile, perché altrimenti fai fatica poi dopo a tenerla bene bene in temperatura nella fase, soprattutto del primo settore. Ritornando al discorso di prima, non bello la mossa di Luca Bignè, soprattutto nei confronti di Michael, perché ha fatto rischiare parecchio al pilota della McLaren, che comunque stava facendo la sua gara. Praticamente ha perso oltre 2,5 secondi con una manovra che onestamente poteva pure non starci. Ha permesso tutto ciò il rientro di Kaisermat, che zitto zitto 4-4 con il suo ritmo adesso ha ripreso il pilota McLaren ed è in lotta per la seconda posizione. Vanno ai box, interessante, rientra ai box assieme a Michael, perché immagino che che rischio, ragazzi, avevo visto Kaisermat veramente a tantissimo così chiudato praticamente, esatto. Vediamo dove rientreranno Michael e Kaisermat, e soprattutto come si svolgerà la gara appunto tra il pilota McLaren e il pilota Ferrari, soprattutto considerando che Shumi Legend è ancora in pista, non è ancora rientrato. Intanto è caduto Stefano Canino, quindi ha perso un alfiere importante il team Ferrari in questo momento. Aia. Guarda, la differenza comunque nel portare in temperatura la gomma, Michael ha cercato di uscire subito forte, ma nella parte centrale del misto del T1 Kaisermat gli è subito rifatto sotto, e occhio dietro, perché comunque Luca Bignè, facendo il giro di undercut, comunque si è riavvicinato ai due, quindi in questo momento potremmo vedere tre piloti battagliare per il secondo posto. Là davanti invece Shumi può addirittura cercare di aspettare ancora un po' di tempo, perché aveva comunque 5 secondi di margine e sta girando ancora forte il pilota.
infatti andiamo a vedere se il pilota della Haas, Schumacher, rientra. Infatti rientra, teniamo gli occhi bene puntati su Schumacher, dove rientrerà. Vedo che al momento ha 22 secondi di vantaggio su Michael. Non so quanto tempo occupi la pit lane più un... Attenzione! Occhio! Ezio! Safety Ezio car! Attenzione! Safety car! Safety car in questo momento! L'ha persa dopo il tornantino! Attenzione! Ma qui si sta ribaltando la situazione. E Schumi in questo momento non so se deve superare la safety car... Sì, può farlo perché è quarto, sì. Può farlo perché è quarto tranquillamente, e i piloti davanti a sé hanno passato prima la safety car, quindi in questo momento diciamo che il jolly ce l'hanno Vampir, Topping, Alessio Piorino, che con questa safety car potrebbero addirittura star davanti a Michael Kaiser e Luca Bigno. Sì, questo non è da sottovalutare. Intanto e avranno gomma media. E avranno tutti e tre gomma media nei confronti rispetto a Schumi, a Michael, a Kaiser e a Bigno. La situazione con questa safety car potrebbe ribaltarsi. E occhio che qualcuno addirittura potrebbe provare a mettere la soft, perché quando la safety car rientrerà mancheranno 8-9 giri. La soft potrebbe farli. Qui la situazione è abbastanza... a decifrare. Sarà interessante vedere quali cambiamenti ci saranno. Allora, con la safety car si aprono un milione di possibilità. Sì, soprattutto il fatto che i piloti con la media hanno fatto 13-14 giri, ne mancano solamente 11, anzi 10 adesso al termine. Qualcuno potrebbe addirittura montare la rossa proprio per la differenza di prestazione nei primissimi giri. Vediamo un po' cosa fanno i piloti. Rientrano Vampir, Topping e Alessio Fiorino. Sono entrate, vediamo se qualcun altro rientra, ma non lo so. Gomma media per i piloti, che tra l'altro è nuova. Tutti e tre, sì. Tutti e tre. E Michael passa anche Kaiser, passa anche Luca Bigno, quindi rientreranno alle spalle loro. L'unico che rischia forse è Alessio Fiorino nei confronti di Magico Sonny e anche di Effe. Davanti a F, davanti a F, mi sa. Attenzione. Di poco? Davanti a F. Sì, davanti. Beh, direi che la situazione si è ribaltata, sì. Sì, diciamo che questa situazione ancora va a favore leggermente di Schumi, perché comunque di mezzo c'ha Michael Kaiser e Luca Bigno su gomma hard, e quindi ha un cuscinetto nei confronti di chi ha gomma media. Se Vampir e Topping fossero rientrati dietro di lui a quest'ora, per Schumi sarebbe stata veramente difficile tenere la prima piazza con i piloti di mezzo tra lui e il primo con la media. Può cercare comunque di salvare la vittoria, ma occhio perché adesso sono rientrati sia Michael che Kaiser che Luca Bigno, e quindi diciamo che avremmo quantomeno 8-9 giri di fuoco. Stefano Canino ha montato la rossa, quindi vediamo anche cosa succederà per quanto riguarda la gomma rossa, perché comunque i giri non sono tantissimi, quindi anche un azzardo di una rossa comunque non sarebbe stato male. Ma probabilmente hanno voluto giocarsela safe. Probabilmente o è il bot che gli ha messo la gomma rossa, perché Stefano è rientrato in box, cioè è rientrato dentro quando aveva già montato la rossa. Probabile. Mentre Magico Sonny, dopo il contatto del primo giro, ancora sta girando con l'ala danneggiata. Lievemente danneggiata. Beh, non è male comunque, perché significa che non è un danno impattante per lui. Però comunque il fatto che c'era la safety car poteva aiutarlo comunque a cambiarlo. Intanto Stefano Canino rientra in box, quindi probabilmente cambierà gomma.
Intanto vi faccio notare una cosa, un'osservazione da parte sempre di Lopensky, che dice che la rossa degrada tanto nel finale comunque, altrimenti anche Schumi l'avrebbe messa. No, perché Schumi quando si è fermato ha messo la hard e poi è entrata subito la safety car. Sniper ha perso la macchina e no, va a muro. No, no, non ci credo. Questa è spiga. E Stefano Canino ha preso 3 secondi di penalità sotto safety car. Ma perché sta cercando di recuperare terreno, mi sa, quindi sta abbastanza portando. Safety car che probabilmente potrebbe rientrare alla fine di questo giro. Sì, è possibile. Sì, ha spento le luci. Almeno da me vedo che ha spento le luci. No, da me non ancora, non le ha ancora spente. No, sì. Ah, ecco, no, adesso è acceso. Dovrebbe spegnerle probabilmente ora, ma penso passerà un altro giro, immagino, a questo punto. Sì. Ci sarà un altro giro sotto safety car, il 16° giro su 25. Intanto voglio darvi un piccolo assaggio di trivia. Intanto, mentre salutiamo anche il nostro Mark, il nostro taccuino magico, che devo dire ci manca, per favore, Marco, ritorna. Comunque, ritornando tra il serio e il facetto. Ovviamente il GP di Jeddah è entrato lo scorso anno, quindi per quanto riguarda i campionati su Formula Italian Team non ci sono delle statistiche molto importanti. Però quello che volevo farvi notare, che mi ha fatto un po' sorridere, ok, ci sono state 4 gare fondamentalmente a Jeddah l'anno scorso per tutti i campionati, quindi Prime, Sport, Pro e Master. Le persone che hanno vinto sono partite da una posizione un po', c'è stato un pool di posizioni un po' strane, perché una persona ha vinto partendo dalla prima casella, cosa che potrebbe potenzialmente, non è detto, ma a quanto sembra le probabilità dicono che potrebbe vincere Schumi Legend, però secondo le statistiche può vincere anche Kaisermatt, perché l'anno scorso qualcuno ha vinto in terza posizione. Poi potrebbe vincere anche Vampir, perché qualcuno scusatemi, non Vampir ma Magico Sonny, perché qualcuno ha vinto partendo dalla settima casella. Oppure può vincere chi è partito 13°. Quindi diciamo che la nota un po' fun fact, statistica un po' divertente, è che l'anno scorso hanno vinto sia chi è partito dalla prima posizione sia chi è partito dalla 13° posizione. Quindi tutto può ancora succedere, signori. 17° giro sui 25 previsti, la safety car è ancora presente nel tracciato, vediamo se rientrerà alla fine di questo giro. Rientrerà adesso e sarà una ripartenza non facile per chi ha gomme hard, perché dovrà scaldarla tantissimo la gomma, soprattutto nel primo settore non è facile tenere il grip offerto dalle gomme più dure della gamma portata a Pirelli. Infatti, safety car che rientra in questo giro. Infatti i piloti adesso, Schumi Legend comanderà l'andatura, rallenterà e rincompatterà il gruppo. Intanto altra chicca fun fact da parte del nostro amatissimo Lopensky: è il pilota che ha corso più gare in ufficiali in assoluto su Formula Italian Team su Jeddah. Quindi la safety car sta entrando in questo giro, tutti i piloti sono ricompattati. Contatto, ha rotto l'ala Kaiser, ha rotto l'ala Kaiser, non ci credo. Contatto con Michael, sì e vai box, incredibile, mi ha rotto enorme. Una sfiga enorme per contatto dietro tra Vampir e Topping, incredibile, e rompe più tutti quelli con le medie, tutti quelli con le medie che avevano l'opportunità, tutti hanno rotto F con Canino che adesso in questo momento passa in ottava posizione e non c'è safety car, ma questo è un colpo di scena clamoroso, praticamente si sono fatti fuori tutti quelli che avevano gomma media nuova
e quindi se la giocano per la vittoria i primi tre là davanti con gomma hard, Schumi, Michael e Luca Vigno. Devo dire che un po' l'hai chiamata al contrario, mi sa, Jacopo. Ovviamente l'hai chiamata un po' tu, ma la buttiamo sul ridere. Infatti, Schumi Legend, Michael, Luca Vigno stanno facendo un'andatura praticamente da soli. Topping è staccato di 3 secondi e mezzo. Topping alla rutta, lo stesso vale per F, lo stesso vale per Della, Tukumi Kidem, una partenza veramente disastrosa nelle retrovie con Magico Sonic. Adesso cercherà l'attacco nei confronti di Topping, che ha l'ala danneggiata, e dietro c'è anche Vampir che cerca di rimontare nei confronti dei piloti là davanti. Intanto Magico Sonic supera Topping Kestrel, anche Vampir si fa sotto l'Aston Martin, che infatti supera praticamente agevolmente. Infatti Vampir sta fiancando in questo momento Topping Kestrel, stacca e conferma la sua quinta posizione, mentre davanti Schumi Legend, Michael e Luca Vigno sono praticamente in questo momento su un altro pianeta. Eh sì, e attenzione perché adesso la situazione cambia radicalmente con i primi tre che se la giocheranno fino alla fine. Michael in questo momento cerca di essere molto aggressivo, rischiando anche qualcosa di troppo all'uscita dello Snake del T1. Infatti l'ho visto Michael un po' scorbutico in uscita dal primo settore guidato. Siamo sul secondo settore dove praticamente si va quasi sempre in pieno. Vampir all'attacco. Vampir all'attacco, si gira. Mamma. Non una bella posizione per girarsi. Per fortuna si è girato senza conseguenze ed è riuscito a ripartire senza creare disturbi. Occhio là davanti perché adesso si potrà utilizzare dal prossimo giro il DRS. Michael è sempre più minaccioso nei confronti di Schumi. Intanto lo peschi, sondaggio alla Badolato, chi avrà scatenato il bordello in ripartenza? Questo lo scopriremo nel post gara. Intanto tornata numero 19 conclusasi ora con il DRS abilitato, di conseguenza mancano 5 giri praticamente. Vigno sfiora l'ala posteriore di Michael e tra un po' stava per fare un altro patatrack, mentre là davanti, mentre dietro Magico Sony ha l'ala leggermente rotta, tiene 1.4 Topping Kestrel che c'ha gomma media nuova, e dietro sta arrivando un Krikkonen che addirittura ha l'opportunità di finire nella top 4 in questa gara e prenderebbe tantissimi punti la Williams, che ricordiamo è in testa alla classifica costruttori dopo la prima gara. E attenzione, Topping e Magico hanno preso 3 secondi e mi sa appunto che Krikkonen può arrivare alla top 4, perché Magico Sonic, Topping Kestrel, F, che in questo momento sta chiudendo lo schieramento, hanno preso 3 secondi di penalità. Il problema è qual è? Che Topping ha anche l'ala rotta, quindi ha l'ala danneggiata, la banda verso di sinistra gialla, quindi fa fatica a girarla. E Krikkonen aspetterà il DRS giustamente, mentre là davanti adesso cominciano a scatenarsi con Luca Vigno, che probabilmente cercherà l'attacco subito su Michael. Ma Michael adesso fa DRS, attenzione. Esterno per Luca Vigno. Mamma. Attenzione, appaiati e non c'è spazio. Ma Michael si difende, ma adesso nulla possono sul rettilineo principale. Occhio Michael all'attacco. E giustamente prova a mettersi lui davanti per evitare l'attacco di Luca Vigno. Ruota tra i due e ne approfitta Luca Vigno, che si butta dentro quasi. Pericolosissimo. Ma rimane dietro. E dietro sta succedendo la stessa cosa con Krikkonen, che però viene attaccato da Stefano Canino e da Tukumik. È una situazione un po' particolare, sia nelle retrovie sia della testa del gruppo. Erodeo, davanti e dietro. Praticamente è una lotta senza limiti. Nessun colpo escluso. Con Krikkonen che sta cercando l'attacco nei confronti di Topping, perché sta rischiando la posizione nei confronti di Magico Sonic, ha quasi 3 secondi su di lui. Occhio Vigno,
Occhio a Bigno, infatti, perché adesso avrà la possibilità di poter aprire. Ma non credo. Ma è abbastanza veloce sul dritto Bigno rispetto agli altri due. Però qua, urca miseria. Probabilmente adesso c'è l'attacco. Ci potrebbe essere l'attacco di nuovo di Michael nei confronti di Schumi, perché non può rimanere dietro, altrimenti Luca Bigno potrebbe sorprenderlo in staccata. Dukumi che supera Stefano Canino, intanto dietro. Rimaniamo davanti però, perché siamo sul rettilineo principale. Vediamo se Michael ritenta l'attacco nei confronti di Schumi. Schumi difende già subito all'interno e infatti si lanciano all'esterno. Chiude leggermente Schumi. Ce li prova e ce la fa. Ci prova ancora. Mamma. Sì, l'ha chiuso. L'ha chiuso. Michael davanti. Ma non è finita, anzi, è forse appena cominciata la bagarre finale. Sì, no, è appena cominciata e ho paura che non possa finire bene. Io ve lo dico perché mancano 3 giri. Può succedere di tutto, ma ho paura che ci ritroviamo sugli spalti questi qui, ragazzi. Quindi secondo me mi gira ancora in mente l'anno scorso con Daniele Play al finale. Non vorrei che gli succedesse la stessa cosa. Potrebbe addirittura succedere. Attenzione, che arrivano in tre Stefano Canino. Stefano! Non credo sia. Settore 1, settore 2. Safety car, ecco. A 3 giri. L'avevo detto. A 3 giri, non è possibile. Purtroppo è così. Safety car a 3 giri. Adesso voglio vedere chi mette la rossa. Wow, paura. Non lo so. Occhio, perché se tutti cominciano a pensarla di mettere la rossa, fa una grande differenza adesso. Ma io mi adesso mi immagino che duri un giro questa safety car comunque. Almeno due. Comunque. Avremo un ultimo giro di fuoco. E Michael in questo momento è la situazione migliore addirittura, perché senza poter sfruttare il DRS Schumi Legend ha un po' le mani legate, ma vediamo chi rientra in box, ragazzi. Sì. Intanto vi volevo segnalare che con questa safety car Krikkonen salirebbe in quarta posizione. Non è da sottovalutare. Intanto non rientrano nessuno, neanche dietro. No. Intanto è Kaiser, sì. Kaiser a questo punto sì. Intanto vi segnalo che sono aperte le votazioni per il Driver of the Day, quindi mi raccomando, votate, esatto. E poi volevo anche dire, ragazzi, che molto probabilmente, non so, però Michael potrebbe anche essere preso in investigazione nel post gara con Kaiser, Matt, perché non lo so, se ha rotto Kaiser Matt per un errore suo, Michael gli ha inchiodato nella safety car precedente. Ma questo, secondo me, sarà abbastanza borderline comunque. Sarà, ma quello che di cui siamo sicuri, che sarà un post gara molto infuocato, quindi ci sarà la direzione di gara che dovrà sudare le classiche 7 camicie per poter dipanare tutta il tutto. Quindi sarà da vedere, sarà da verificare cosa accadrà e cosa si deciderà nel post gara per la gara successiva. Diciamo che la safety car potrebbe rientrare pure a questo giro, perché il gruppo più o meno è tutto compatto. Sì, era quello che dicevo. A parte della che ha 15 secondi, ma penso che riuscirà a collegarsi sicuramente. Vediamo un po'. È probabile. Eccolo lì, infatti. Due giri, ma due giri senza DRS. Se la dovranno sudare. E qui adesso la ripartenza è fondamentale, soprattutto con gomme leggermente usate. È veramente fondamentale adesso la ripartenza. Michael ha preso molto spazio dalla safety. Vediamo dove si lancerà il pilota della McLaren. Probabilmente all'uscita dell'ultima curva potrebbe. Mamma, Luca Bigno! Ha accelerato meglio nei confronti. Attenzione, di Tukumi che ha rotto. Luca è molto vicino. Luca è molto vicino. Potrebbe provare l'attacco all'interno in curva 1. Mamma mia, dove era la stretta.
Ma anche dietro ho visto un bel purpurri, tanto F5 secondi per ignoramento di bandiera gialla. Anche Kaiser Matt, dalla padella alla brace per Kaiser Matt, incredibile. Sono tutti attaccati, tutti attaccati. Fa fatica Shumi Legend, sì. Fa veramente fatica in questo tratto. Ha molta fatica, ma infatti ho visto che non stava scaldando molto le gomme prima di ripartire. Probabilmente avrà delle coperture leggermente più fredde rispetto agli altri. Ma è stata anche in Bahrain, è stata una sofferenza per lui. L'impatto con la gomma hard subito dopo una ripartenza da fermo. In quel caso era da un pit stop, adesso invece da una safety car. Vediamo come va a finire, perché giro 24 su 25 manca un stanno giro dando e mezzo. Tutto stanno dando tutto, soprattutto là davanti. Michael sta facendo una gran bella differenza. Luca Bigno sta cercando in tutti i modi l'attacco nei confronti del pilota Haas. È molto sì, più veloce, molto ci più prova? Veloce Luca Bigno. No. Vediamo in uscita qui, può tentare qui, poi c'ha altri. È lontano. Intanto Vampir, Krikkonen. Ma per Krikkonen può andare Vampir tranquillamente, perché Vampir ha penalità da scontare. Sì, però il problema è che probabilmente Krikkonen c'aveva la sua, il suo obiettivo nei confronti di Magico Sonny. Si fa passare pure da F, e quindi sicuramente non riuscirà a arrivare in quarta posizione. Intanto, ultimo giro è appena iniziato ora. Infatti Mark vedo che avrà, come afferma, avrà da fare la direzione di gara. Ma ne avrà questa gara, ne avrà veramente tanto. Infatti stanno percorrendo, sono i piloti. Mamma mia. L'inizio del secondo settore. È molto molto complicata, non devono fare errori. Luca Bigno sembra quello che ne ha leggermente di più nei confronti di Shumi, ma non ha lo spunto per attaccare. Vampir va all'attacco pure di Topping Castle. Shumi deve praticamente sbarrare qualsiasi porta. Ma va all'attacco adesso lui di Michael, Attenzione, non è finito. No, non è finita finché non è ancora finita. Infatti Shumi si avvicina. Arriviamo a tre all'ultima curva. Signori, che finale! Veramente molto vicino Shumi. Coprirà l'interno. No, copre l'interno, ma attenzione, Shumi all'esterno. Tira la staccata sua. Stacca, si affianca. Non ce la e lo chiude. Ecco, vediamo l'uscita. Photo finish. Vediamo l'uscita. Photo finish. Michael vince un gran premio al Cardio Palma su Jeddah, con subito seguito Shumi Legend, 80 centesimi, scusatemi, 80 millesimi di distacco dal pilota McLaren. E chiudere abbiamo Luca Bigno che chiude sul gradino più basso del podio. Che ultimo giro. Krikkonen quinto intanto. Krikkonen quinto. Sì, quindi un'ottima prestazione anche da parte sua. E Magico Sonny quarto con l'ala danneggiata da inizio gara. Ne parlavamo nel post gara in Bahrain. Magico Sonny sicuramente anche lui da tenere d'occhio, ma secondo me tutti i piloti in quest'anno sono veramente molto competitivi, quindi sicuramente quest'anno ne vedremo veramente veramente delle belle. Questa è intanto la classifica finale, che vede Michael, Shumi Legend, Luca Bigno sui gradini più alti del podio. Poi subito a seguire abbiamo Magico Sonny, Krikkonen, Topping Castle, il Vampir, Della, Kaiser Matt, Pepe Alonso che chiude la top 10, mentre a seguire abbiamo F, Tukumic, Stefano Canino, Alessio Fiorino, Sniper Samu ed Ezio Bonni che va a chiudere lo schieramento. Direi che possiamo fare un piccolo minutino di pausa. Fra poco ci saranno le interviste con i primi tre classificati, quindi mi raccomando, chat, se avete delle domande, delle curiosità da porre ai piloti, mi raccomando, non siate timidi, fatevi sotto. Noi vi aspettiamo e vi diamo appuntamento a frappè. A tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua!
Ciao da Roberto. E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta, Joe. State bene attenti. Un prodotto unico. È bello. Lo senti? Ti dà i brividi. Ti dà gioia. Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, i pantaloni eleganti, va bene. Ce n'è una, vieni Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Ho appena provato il simulatore e devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di... una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. E oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali. Non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Signore e signori, bentornati, bentornati. Siamo qui, come potete vedere, nel famoso salottino. Io già sono bello comodino. Ah, che bello, sono bello comodo. Intanto salutiamo anche Alessandro, che è venuto ciao. Qui con noi perché ha tante domande, molte domande. quindi sicuramente la sua fame verrà sicuramente saziata. Intanto volevo fare giusto una domanda ad Alessandro prima di fare, e anche ovviamente a JJ e anche a Simone. Prima di iniziare con le interviste, un rapidissimo excursus da parte vostra per quanto riguarda la gara che avete visto. Ma è stata una gara abbastanza lineare nei primi giri, non mi aspettavo così tanto tempo per vedere la prima safety car. Difatti tutti o quasi i piloti sulla media, se non addirittura tutti, sono addirittura rientrati verso il 12° o 13° giro per montare le gomme hard.
C'è stato poi l'incidente che ha causato il primo ingresso della vettura di sicurezza. Pensavo che sarebbe andata meglio per i piloti che avevano montato media, ma alla fine non ho ben capito cosa è successo, ma si sono autoeliminati, quindi è andata bene per quelli che avevano mantenuto la gomma hard. Perfetto, perfetto. Jacopo, Simone, se volete aggiungere qualcosa? Ma è stata la solita gara. Non ti sentiamo, Jacopo. Ti fermo subito, però. Non sentiamo Jacopo? Io lo sento. Io lo sento. Io non lo sentivo. Dalla live si sente, non si sente? Noi lo sentiamo. Prova, un, due, tre. Sì, no, ma si dovrebbe sentire, perché... Noi ci sentiamo. Sì, sì. Sono io che sono... Sì, sì. Si vede che sono nato particolare, evidentemente. Quindi prego. Vai, Jacopo, vai. No, per quanto riguarda la gara che abbiamo assistito, diciamo è stata la classica gara che ci potevamo aspettare a Jeddah, ovvero soprattutto causata dalla safety car che ha rivoluzionato un po' tutto. La prima parte comunque ha fatto vedere tre piloti leggermente superiori al resto della concorrenza, col punto di domanda di Alessio Fiorino, che con Gomard andava molto forte, però ha commesso l'ennesimo errore al primo giro, come era già stato in Bahrain. Dopodiché poi gli ultimi 10 giri possiamo anche definirli un po' caotici, che magari possono aver rispecchiato in parte un po' l'esito di questa gara, ma dall'altra parte non si può valutare molto, perché comunque ci sono state due neutralizzazioni, di cui uno all'ultimo giro, e quindi diciamo che possiamo mandare più in là le sentenze per quanto riguarda l'inizio di stagione dei vari piloti. Certo che i primi tre davanti hanno già dimostrato di essere a un livello veramente molto molto alto, e la classifica ovviamente rispecchia i valori in campo in questo momento. Ok, Jay ha finito, quindi immagino si possa andare da Simone. Simone, che gara hai visto? Sì. Ma io più che altro non mi aspettavo questo andamento dei primi tre, ecco, perché io mi aspettavo una gara a trenino, diciamo non tutti attaccati, ma abbastanza vicini, ecco. Non pensavo che i primi tre avessero un andamento così forte, ecco. C'è da dire anche che poi ci sono stati anche dei piloti che, diciamo, hanno fatto un po' da tappo. Chi ha messo la hard al primo giro, come abbiamo visto Topping Kestrel, Vampir e Alessio Fiorino, però comunque mi aspettavo sicuramente anche le safety car, perché in questa pista deve avere mille occhi, perché le barriere sono molto vicine, poi è una pista molto veloce, quindi basta un attimo, come abbiamo visto, che i piloti possono perdere la vettura, anche l'abbiamo visto anche sotto safety car. Perfetto, quindi direi di passare subito a intervistare i primi tre classificati, che sicuramente hanno dato spettacolo in pista. Quindi abbiamo qui con noi, abbiamo Michael, abbiamo Shumi Legend, abbiamo Luca Bigno. Quindi direi di partire subito da Michael. Eccolo qui. Ciao ragazzi, buonasera. Eccolo. Tutto spettinato, sudato, una faticata. Abbiamo visto che hai dato praticamente tutto te stesso, soprattutto anche nell'ultimissima fase di gara, dove hai praticamente fatto da saracinesca di fatto. Quindi com'è stata per te la gara? Allora, per me la gara questa qui sono molto sorpreso anche io, perché se ricordate nell'ultima intervista, cioè della prima gara di campionato, ero venuto e vi avevo detto che appunto per Jeddah la vedevo male, perché effettivamente è la prima gara che io faccio a Jeddah, cioè almeno online, comunque anche a Gran Premio in realtà giocatore singolo non ci ho mai giocato, quindi per me è stata una sfida veramente dura. Non mi aspettavo di ottenere questo risultato, quindi sono sorpreso, però sono anche molto contento, perché è andato tutto bene. C'è stata anche un pochino di fortuna quando magari è uscita la safety car, che anzi partiamo dall'inizio. Allora, la partenza è andata tutta quanto bene, sono riuscito subito ad andare in seconda posizione scavalcando Tumic, che non era partito bene, e Fiorino, che con le bianche diciamo già immaginavo
avrebbe sofferto in partenza, e quindi ne ho approfittato subito in partenza. Con le gialle non avevo grandissimo feeling, infatti Luca Bigno ne aveva di più di me, si vedeva, ma Luca Bigno penso ne aveva più di tutti, anche poi con le bianche, e l'ho lasciato passare senza fare troppe storie, perché tanto sapevo che ne aveva di più. Quindi in quella prima parte di gara ero un pochino lento, ho cercato di mettermi sul mio passo senza esagerare, stando attento, perché come avete detto è una pista comunque con i muri molto vicini, bisogna sempre stare molto attenti, e tant'è che diciamo l'agitazione o comunque la concentrazione è stata il punto chiave, la concentrazione per me, perché a volte questa pista arrivi magari nella curva che dici oddio, che curva c'è adesso? In determinati momenti, almeno questo succedeva a me, però fortunatamente è andato tutto bene, non ho rotto ali. Poi con la bianca mi sentivo decisamente molto meglio e credo si è dimostrato anche col passo. Poi chiaramente gli ultimi giri un pochino sofferto, perché stando in scia con l'erta è più difficile difendere, però è andata, la bianca la sentivo decisamente meglio. Perfetto. Non so se avete altre domande, Alessandro, Jacopo. Ah, c'è la domanda del mio ex compagno di squadra in Prime, Alex Pirottino, della chat, faccio che riportarla, che chiede a Michael se stasera, vabbè, fai complimenti chiaramente per la vittoria, e cosa Grazie. pensi ti manchi, se lo pensi, tra parentesi, per arrivare a lottare per la vittoria senza episodi favorevoli, che poi secondo me tanto Beh. favorevoli non erano, perché come hai detto tu la pista non la conoscevi, quindi in realtà... Allora, diciamo che anche dall'esperienza che ho da altri campionati, comunque sia, in certe gare so che la cosa migliore è non sbagliare. Cioè, magari non è avere il passo migliore, ma è non sbagliare, perché è una pista insidiosa, con i muri vicini, molto veloci, quindi l'importante è non sbagliare. Sicuramente sì, c'è da migliorare, quello c'è sempre da migliorare. Ovviamente non è che noi corriamo e diciamo ok, sono arrivato a questo livello, basta, sono contento così. No, uno cerca sempre di superarsi, quindi c'è sempre qualcosa da migliorare, perché chiaramente, come dicevo, il passo, il mio non era il miglior passo. L'ho visto dagli stacchi e quant'altro, non era il miglior passo, e quindi c'è sicuramente da migliorare sotto quell'aspetto. Però tutto sommato il resto sì, qualche cosa favorevole, non so se Luca ha rotto l'ala, perché a un certo punto ho visto che ha rallentato tantissimo quando l'ho passato, poi ho visto che è rientrato, quindi penso abbia rotto l'ala. E sì, c'è stato l'episodio della safety car che mi ha permesso di avvicinarmi al leader, che in quel momento era Schumi. Come però vediamo anche nella realtà, le gare ci vuole anche un po' di fortuna. Bisogna essere bravi, bisogna essere costanti, e questa poi verrà comunque, la costanza e la bravura verrà comunque ripagata. E poi un po' di fortuna chiaramente non guasta mai. Ti ringrazio. Perfetto, grazie mille. Io avevo una domanda per Michael, soprattutto per quanto riguarda il primo stint. Fondamentale passare Alessio Fiorino, ma ti è costato comunque il primo stint la rincorsa verso Sciumi? Perché poi all'improvviso ti sei proprio staccato nei confronti di Luca Bigno e dello stesso pilota Ace. Hai per caso magari abusato abbastanza dell'ERS, perché eri sempre a quel secondo, ma non prendevi mai il DRS. Ti è mancato poi lì il passo nel primo stint? Perché poi con la Hard invece andavi molto bene, soprattutto nel tratto iniziale. Allora, sì, sicuramente quello che diciamo inizialmente mi ha penalizzato, tra molte virgolette, quello che mi ha favorito, ecco, mettiamo così, è che arrivavo sempre al detection point che stava un secondo e uno, magari un secondo 0,50, e quindi non riuscivo mai a prendere il DRS. Provavo a stare lì con l'ERTS, però alla fine non ci riuscivo. Quindi sicuramente sono andato un po' troppo in riserva dell'ERTS, e anzi, ora che mi ci fai pensare, ecco, un'altra cosa magari da gestire meglio in gara è sicuramente l'ERTS. Perché sono arrivato sì, a quei giri lì che effettivamente non ce ne avevo un 20%, quindi lì anche c'è da migliorare, però oltre a quello penso davvero che l'abbia fatto il feeling con le gomme, perché dalle poche prove che ho fatto la gialla non mi è mai piaciuta se non i primi 3 giri. I primi 3 giri sempre tutti tranquilli anche nelle prove, poi iniziava a scivolare la bianca, a volte non entravo bene in curva, la gialla, scusate.
non entrava bene in curva e quindi non mi sentivo molto a mio agio con la gialla, quindi sono state le due cose messe insieme. E la bianca invece sì, avevo un quantitativo di hertz maggiore perché ero riuscito a recuperarlo con la sosta, le safety car, però sentivo proprio meglio la gomma, effettivamente. Perfetto. Perfetto, direi di passare quindi a Shumi Legend che in questa gara ha terminato in seconda posizione. Shumi, comunque complimenti per la prestazione. Come è andata la gara? Buonasera. Beh, com'è andata? Allora, in qualifica purtroppo, cioè purtroppo, oddio, ho fatto la pole, ma avevo margine. Sapevo che non mi sarebbe mai riuscito il tempo che ho fatto in allenamento, che era un 27,4, però potevo, cioè puntavo a fare almeno un 27,7, 27,6. Poi per fortuna mi è bastato fare la pole con quel tempo per pochissimo su Fiorino. Poi all'inizio speravo che Fiorino con l'hard mi rallentasse un po' il gruppo, perché sono sicuro che non ne avrebbe avuto, data la gomma bianca, e che secondo me non è mai la scelta giusta per partire quest'anno, a meno che non parti in fondo e non hai niente da perdere. Ma se parti davanti, per me è insensato metterla bianca perché ti metti solo nei casini. Infatti poi si è girato e da lì mi sono ritrovato Luca subito attaccato e lui aveva un po' più di ritmo, però in realtà è che ero io che, cioè oddio, non so quale fosse il suo vero ritmo negli allenamenti, però il mio era molto meglio. Chiaramente perdevo dei decimi per la paura di rompere qualcosa, che a Jeddah è sempre molto, ci siamo sempre molto vicini, tanti muletti. E quindi poi ho capito che ne aveva di più, abbiamo fatto un po' di battaglia, ma ho capito anche che era inutile. Ho provato a seguirlo, poi l'ho ripassato perché ho visto che quando stavo dietro riuscivo a starci bene anche tranquillamente. E anche ho visto che ha rotto l'ala. Quando ha rotto l'ala, ho capito che sarebbe finito dietro di circa 11-12 secondi. E con Michael pure a 5-6 secondi, ho detto: qua se non esce una safety, la gara l'ho vinta. E secondo me era vinta. Il problema è che poi è uscita la safety. E vabbè, rimanevano 8 giri, dove ero prima, però sapevo che con il DRS sarebbe stato difficile tenere per 8 giri la posizione. Quindi, dato che avevo anche Luca, cioè non c'era solo Michael secondo, c'era anche Luca terzo. Poi, tra l'altro, durante la safety vedevo che Luca teneva dietro due o tre piloti con la gialla nuova, tra cui Fiorino, Vampir e compagnia varia. Ho detto: vabbè, magari quelli con la gialla si mettono un pochino ad attaccare. Manco per niente. Dopo due curve eravamo sempre io, Michael e Luca, tutti e tre, che con 5-6 secondi di distacco su tutto il gruppo. Non ho capito cosa è successo, penso un incidente gigantesco. Sai il fatto che tutti quelli che potevano dare fastidio ai piloti con cui me la sono giocata si sono suicidati e siamo rimasti sempre noi tre. Ho resistito qualche giro a Michael, però poi mi ha passato e mi ha passato nell'ultimo giro possibile in cui potevo uscire la safety, perché il giro dopo non sarebbe più uscita perché mancava proprio il tempo al gioco. E lì ho perso la gara perché chiaramente dopo il suo sorpasso puntavo a vincere la DRS, sapendo che lui aveva anche molto meno ERS di me. Quindi la preoccupazione più grande era Luca alla fine, gli ultimi giri. Dovevo solo rimanere incollato a Michael e poi l'ultimo giro, chiaramente non si può mai sapere, però penso sarebbe finita simile all'anno scorso con Daniele Play. Quella safety mi ha distrutto perché, come a Baku l'anno scorso, come fai a passare gli ultimi due giri che c'hai le hard che già sono fredde e non puoi prenderti rischi? Poi chiaramente è ovvio che lui avrebbe coperto l'interno all'ultima curva. Il sorpasso era abbastanza rischioso. Magari fossimo stati solo noi due a giocarci la vittoria, non lo so, avrei affondato di più la staccata, avrei tentato una Ricciardo move, però avendo anche Luca dietro, un errore poteva farmi anche finire terzo. Quindi ci ho provato, però senza rischiare troppo, e purtroppo credo che oggi forse meritavo più io la vittoria, non tanto per il ritmo, ma perché ero quello che non aveva mai sbagliato, e vabbè, l'anno scorso forse ho anche vinto una gara così, quest'anno l'ho persa.
Perfetto, ho visto che c'è una domanda da parte di Alex Pilotino. Alessandro, la vuoi leggere tu? Sì, un attimo, come la sono persa perché la c'è tanto avanti. Ecco qua. Ai nastri di partenza del campionato, chi ti aspettavi potesse darti il filo da torcere in ottica campionato? E chi sta confermando le tue aspettative e chi sta mancando invece? Ma sia Luca Bigno, sia Michael, sia adesso Fiorino, e perché sono i tre, allora con Luca me la sono già fatta. Con Michael a Silverstone, più che altro sul ritmo, vedevo che era un ritmo mio, e con Fiorino a Suzuka, che aveva tipo 1 o 2 decimi meglio di me a Giga. Quindi loro tre, e pensavo che Sonny fosse un pelino dietro, infatti Sonny così è. E quindi Luca e Michael stanno rispettando le aspettative, più o meno lì dove mi aspettavo che erano. Forse Michael pensavo avesse un po' più di passo, ma credo che arriverà assolutamente. E Alessio Fiorino, credo che sia stato sfortunato, però è lì nella lotta anche lui. Quindi penso che per la vittoria sarà, credo, sempre una questione almeno 2, 3, 4 piloti ogni gara. Chiaramente sarà importante, come ha detto Michael, a cui faccio i complimenti perché comunque è stato bravo, non ho sbagliato niente. Come ha detto lui, sarà importante la costanza, che è quella che non ho avuto l'anno scorso. E paradossalmente ho fatto più quest'anno in 2 gare che l'anno scorso in 19 gare. Quindi questo significa che la velocità è un po' migliorata. Però anche che mancherà un certo stem, un certo balzo, ovviamente. Però significa anche che un po' più veloce lo sono. Però devo. Non so, non penso di vincere il campionato a secondo posto, perché dove qualche vittoria debba farla per vincere. Anche perché il secondo posto del Bahrain mi andava anche bene, il secondo posto di oggi assolutamente no. Quindi si va in Australia sperando di poter vincere la prima gara prima della prima pausa. E ne approfitto per salutare Giusy e lui. Grazie. Grazie Anch'io mille. c'ho una domanda per Sciumi, soprattutto per quanto riguarda una cosa che abbiamo visto già nelle 2 gare. Bahrain, pole nettamente superiore agli altri, in passo gara qualcosina in meno rispetto a Luca Bigno. Anche qua comunque sembrava che nel passo Luca avesse qualcosina in più, mentre in qualifica tu ne hai molto di più rispetto a lui. Per Australia pensi comunque di migliorare soprattutto il ritmo in gara nei confronti dei tuoi avversari, perché sembra che quando arriviamo in gara le prestazioni si ricompattano molto di più rispetto alla qualifica, dove dimostri sempre di avere 2-3 decimi in più dei tuoi avversari. Allora, la qualifica è sempre stato il mio punto carente in realtà. Infatti l'anno scorso, non so se ricordi, ma feci una pole e 7 vittorie. Sì. Quindi in gara ne ho sempre avuto molto di più che in qualifica, dove l'anno scorso come best qualifica feci, a parte la pole, un secondo posto e poi 0 prime file. Quest'anno invece mi trovo molto bene sul giro secco, forse perché all'inizio del gioco mi sono molto allenato in prova a tempo. E quindi sono riuscito a trovare un po' il limite su tutte le piste. Anche a Jeddah oggi ho fatto un brutto giro, però il 27,4 che mi è uscito in prova era un gran giro. Io credo che la pole della Master sarà non meglio di 27 e mezzo, 27,6 se qualcuno azzecca il giro. In gara, vabbè, Jeddah è un caso a parte perché ho tanta paura chiaramente di metterla a muro. Con danni simulativi il gioco difficilmente ti perdona. Oggi Luca ha rotto tutta l'ala, ma non so, poteva anche spaccare le ruote. Quindi, qui Jeddah è un caso un po' a parte. Bahrain, io credo semplicemente che Luca ne avesse di più perché il mio passo gara della prova era quello. Semplicemente credo Luca avesse qualcosina in più. Quindi, non so se devo davvero lavorare sul passo gara perché alla fine il mio allenamento è sia qualifica che gara. Non mi alleno solo sul giro secco, anche perché la qualifica non si vincono i campionati con le pole position e Leclerc testimoniarono, no? Quindi sicuramente no, sicuramente mi alleno in gara. L'Australia non è certamente la mia miglior pista come passo. Soprattutto ricordo di che diciamo simpatici non sono. Quindi ecco, vediamo. Certamente l'obiettivo è vincere, però se poi vedo che passo non c'è, follie, non penso ne farò già la terza gara. Ah beh, giustamente anche.
Diciamo che la lezione dell'anno scorso l'ho imparata. Perfetto, grazie mille Sciumi. Passiamo quindi a Luca Bigno, terzo classificato. Ottima gara anche da parte tua, complimenti per la prestazione. Come è andata la gara? Soprattutto anche il primo stint dove fondamentalmente a un certo punto abbiamo pensato, ok, perfetto, questo è un reprise del Bahrain sostanzialmente. Quindi com'è andata la gara? Allora, parto dicendo che questa probabilmente è l'unica pista dove avrei potuto fare la pole. Avevo il potenziale per fare la pole perché io in qualifica non vado in qualifica ed è il contrario in gara, vado molto più in gara che in qualifica anch'io. Però a circa un'ora e poco più dalla gara faccio il solito allenamento prima della gara. E mi accorgo di avere problemi all'acceleratore. Infatti, avevo un leggero sfarfallio e anche se lo premevo completamente non raggiungeva mai il 100%. Ho provato tutto il tempo a risolvere questo problema, ho smontato, pulito un po' l'acceleratore, non è cambiato niente. Allora l'unica soluzione possibile era aumentare leggermente la saturazione, quantomeno per avere il 100% di gas sui rettilinei. Altrimenti avrei perso troppo tempo. Però il problema vero e proprio, anche da quello che avevo tratto dai pochi giri che avevo fatto prima della gara, è che nei punti, quelli più lenti o comunque dove c'era da dosare bene l'acceleratore, lo sfarfallio poteva tradirmi e condurmi a girarmi o comunque a fare danni gravi. E quindi non avevo praticamente fiducia, cioè è come se avessi ricominciato con un nuovo setup praticamente. E ho cercato di prendere più fiducia possibile nei pochi giri di allenamento e quindi sono andato in qualifica, dove il mio miglior tempo, nonché l'unico, è stato un 28-2, che è stato il primo tempo, quindi il margine per migliorare era veramente un sacco. Infatti nel terzo tentativo lo sfarfallio dell'acceleratore dopo la prima variante mi ha fatto scodare, quindi quello secondo me è stato il momento chiave della qualifica perché gli altri due tentativi sono stati annullati per track limits, quindi anche se nel secondo tentativo ero già sotto di un paio di decimi, quindi un 28-0 l'avrei potuto fare, e quindi parto quinto. In gara, prima della partenza, pensavo che avrei dovuto fare tanta fatica per arrivare davanti perché credevo che avrei perso tanto tempo cercando di recuperare posizioni, però subito nel primo settore Fiorino si gira e si trascina via Tukumic e quindi io riesco a ritornare terzo subito. E da lì, in qualche modo, cercando di gestire il problema senza rischiare troppo, mi avvicino a Michael, mi accorgo che lui non aveva quasi mai DRS da Sciumi per veramente poco, e alla fine sono riuscito a passarlo molto agilmente, tanto che riesco ad arrivare in poco tempo anche a Sciumi e mi attacco al DRS, fino al giro 11. Fino al giro 11, che era in cui sarei dovuto rientrare ai box, dove in uscita dalla prima variante, di nuovo, sia per colpa dello sfarfallio, sia per un leggero errore mio, una leggera esagerazione mia, scodo e rompo l'ala toccando il muro di sinistra. E a quel punto perdo tantissimo tempo per colpa di questo danno, perché dovevo rifare tutto il giro completo. Quindi rientro ai box e sono molto indietro finché non esce la prima safety car, dove sono quarto, solo che in ripartenza Kaiser Matt ha toccato con Michael e ha rotto l'ala e quindi è rientrato subito ed eravamo di nuovo noi tre. A questo punto io cercavo solo di star dietro e vedere cosa riuscivo a fare, però mi trovavo meglio con le medie rispetto agli altri piuttosto che con le hard, e quindi alla fine non sono riuscito mai a portare un vero attacco per la prima posizione. Quindi
la mia gara poi andrà a finire così. Forse senza l'ultima safety car avrei avuto qualche possibilità, però purtroppo non l'ho avuta e è finita così. E non riesco, cioè, non sono soddisfatto del risultato, non riesco a vederci nulla di positivo, perché se non avessi avuto quel problema o semplicemente se non avessi fatto quell'errore mi sarei potuto giocare la vittoria abbastanza facilmente. Perfetto, avete delle domande? Sì, io ce n'ho una, è praticamente una domanda quasi diametralmente opposta a quella che ho fatto a Shumi. Per Luca volevo chiedere, per le prossime gare sei più fiducioso perché sai che in gara puoi sempre andare forte o più preoccupato perché partire dietro in qualifica, se magari non azzecchi il giro, ti può condizionare e di parecchio l'andamento dei Gran Premi? Perché comunque abbiamo visto che in gara hai un ritmo eccezionale, in queste prime due gare l'hai dimostrato, però in qualifica pecchi ancora qualcosa. Ti senti più preoccupato da quel punto di vista o più fiducioso? Allora, sinceramente, dalla qualifica, se il mio obiettivo è restare in prima o seconda fila, non mi interessa fare la pole, perché io punto molto di più sulla gara, perché è in gara che si fanno i punti, questo lo so. E quindi sono fiducioso per le prossime gare, anche se la qualifica non dovesse andare benissimo. Però sono più che altro preoccupato di questo problema tecnico e spero di risolverlo al più presto, altrimenti mi penalizzerà e di tanto le prossime gare. Quindi se riuscissi a risolvere questo problema sono sicuro che potrei giocarmi la vittoria ogni gara e potrei appunto vincere parecchie altre gare. Quindi è così. Perfetto. Perfetto. Non penso ci siano altre domande. Alessandro? Posso provare a chiederti, dato che hai nominato Melbourne, il prossimo circuito, se preferivi il vecchio layout o se invece quello nuovo ti garba di più, per dirla come lo dicono i giovani? Allora, il nuovo layout mi piace, oggettivamente mi piace. Mentre il layout quello vecchio, l'unica curva che non mi piaceva era la chicane, cioè la variante quella dove adesso invece è un tratto tutto full gas. Questa cosa qua la preferisco, però nel complesso devo ancora trovare la quadra in alcuni punti della pista, perché sento di poter perfezionare qualche dettaglio, però complessivamente come layout preferisco questo. Ringrazio. Perfetto, quindi direi che le interviste credo siano finite, non penso ci siano altre domande dalla chat, non mi sembra. Quindi la domanda di Alex Pirottino, vai. Anche per lui, attenzione, che l'ho vista adesso, se ti è servita la scuola Prime l'anno scorso per approcciare questo campionato in modo così competitivo, chiaramente riferito sempre a Luca Bigno. Allora, diciamo di sì, ma più che altro per una questione di esperienza e di gestione, perché la differenza tra il gioco scorso e quello attuale è tanta, e infatti questo cambiamento è andato molto a favore mio, perché questo gioco mi trovo molto meglio rispetto allo scorso. Però la Prime l'anno scorso mi ha aiutato a capire come gestire, diciamo, la pressione quando si parla di giocarsi vittorie e pole position e così via, e quindi imparare a prendersi meno rischi e cercare di fare meno errori, soprattutto per massimizzare il risultato possibile. Perfetto, grazie mille Luca Bigno, grazie mille ovviamente a Shumi Legend e a Michael che si sono prestati per questa intervista. Direi di dare il voto per quanto riguarda il Driver of the Day, che è un ex aequo in realtà, tra Michael e Krikkonen, quindi non so se dobbiamo prendere un segreto alternativo, tagliare il premio in due, non lo so, questo lo dovete decidere voi in separata sede, noi non ne prendiamo nessuna responsabilità. Di conseguenza, ultimissima chicca sugli appuntamenti, dove appunto
con il solito formato che sono presenti, che è presente da anni. Domani ci sarà l'appuntamento sempre a Jeddah per la Pro League. Giovedì il 13 la Master e venerdì 14 ci sarà invece la Premier League. Mentre il Circus di Formula Italian Team la settimana prossima si sposterà nel continente oceanico, si sposterà in Australia sul circuito di Albert Park. Detto questo, direi che abbiamo finito con tutti i punti, quindi direi appunto ringrazio nuovamente Michael, Shumi Legend e Luca Bigno per essersi prestati per l'intervista finale. E a voi. Grazie a voi. Un grazie mille ovviamente a Sdem, a Simone, a Jacopo e ad Alessandro per la parte tecnica delle interviste. Grazie a te. Grazie a te. Ovviamente grazie a tutti voi, telespettatori che ci avete seguito fino ad ora, quindi io sono il vostro amatissimo Ricciardone, vi do appuntamento a domani per la Pro League e tra noi per la Sport League ci vediamo settimana prossima. Signore e signori, amici di Formula Italian Team, buonanotte. Notte. Ciao.